successo prima di pensare al personaggio. Il primo film hanno fatto i provini mettendo a ogni attore un numero. Io ho fatto il provino e per fortuna mia ho vinto. Allora hanno cominciato a fare delle domande, arrivavano dall'America delle richieste per quanto riguardava me, penso anche gli altri che hanno vinto a loro volta il provino. Le richieste erano, intanto c'è da dire questo, che le voci andavano in America, alla Disney, dove c'è un degustatore di voci che non sa, magari non capisce neanche l'italiano, ma deve capire dal timbro della voce se è accattivante e se sarà funzionale, giusto per il bambino o per il personaggio, chiaramente, ma insomma se ha una pasta di voce che convince. Poi hanno cominciato a fare delle domande. Che titolo di studio ha? Il titolo di studio. Poi è arrivata un'altra richiesta a distanza di 3-4 giorni. Indirizzo politico. Ho detto l'indirizzo politico. Le malattie. E allora ho dato la cosa in mano all'agenzia e ho detto, dico, ogni domanda che fanno aumentiamo i soldi che chiediamo. Siamo arrivati a una bella cifra. A un certo punto hanno smesso di fare domande perché hanno capito che potevano inguaiarsi. Comunque ho cominciato a fare il personaggio di base, l'idea è un personaggio vincente, nel senso che piace tantissimo ai bambini tanto. Io mi ricordo che stavo con il teatro a Milano, in galleria, stavo seduto a un bar e ho detto, mi fa un autografo. E io ho scritto con simpatia Massimo D'Apporto. Ma che Massimo D'Apporto? Buzz Lightyear. Con simpatia Buzz Lightyear. Per prepararmi per il personaggio, non è che io dovessi interpretare un personaggio, chissà, è stato a pensare, a concentrarmi. Bastava seguire le indicazioni che c'erano già nell'originale. Il personaggio in lingua inglese, per cui mi ha fatto soltanto una grande simpatia questo fatto che lui pensava di essere umano e poi invece capisce, gli dicono che è un giocattolo e la va in crisi totale, è un eroe di questo lavoro della Disney Pixar. Sono contento che vada, spero che non sia soltanto il quarto film, ma che possa andare avanti all'infinito e oltre.